Francesco, per gli amici Ciccio. Mi chiamo Chiara. Quanto pesi? Ma sui 112 kg, una cosa del genere. Circa 55 kg. Raccontami la tua giornata tipo. Allora, mi sveglio verso mezzogiorno e faccio colazione con le ciambelle al cioccolato, il latte e i biscotti. Poi pranzo verso l'una, le lasagne, mangio le lasagne, poi una, due, tre teglie. Vabbè, poi a cena vado al McDonald's e mangio pure uno, due, tre, quattro panini. Il Big Mac era molto buono, era doccia, sì. Sveglio verso le 6:30, faccio yoga e verso le 7 faccio colazione con i cereali e lo yogurt. Poi per merenda a scuola porto una mela e per pranzo mangio di solito un piatto di pasta con legumi oppure le verdure. Poi per merenda verso le 4:30 mangio una barretta dietetica e per cena mangio di solito la carne, il pesce con le verdure. Secondo te da cosa deve essere composta un'alimentazione sana? In un'alimentazione sana ci deve essere un giusto apporto di tutti i nutrienti, non esagerando con dolci e carboidrati, ma preferendo frutta e verdura. L'alimentazione sana è importante, ma mangiare un pezzo di pizza non fa male. Perché è importante lo sport? Perché ci aiuta a crescere forza e salute. Vuoi mettere e stare tutto il giorno sul divano con il telefono in mano? Varrebbe la pena perdere la propria vita per un bicchiere di troppo? La vita è una sola, non va spiegata. È semplice, basta non mettersi alla guida dopo aver esagerato con l'alcol. Cosa ne pensi del fumo? Io credo che a questa età non si deve fumare perché da grandi si subiranno conseguenze. Perché ti senti diversa? No, sto cercando di dire che si tratta di un orientamento sessuale. Non sentirti diversa. Nessuno può discriminarti e farti sentire inferiore. Tu, amati con stile. Rispetta il tuo corpo, soltanto chi riserva al proprio corpo le giuste attenzioni riesce ad andare lontano in salute. Poiché in adolescenti disponiamo di tutto il tempo che la vita ci offre, godiamoci la nostra età, senza avere la fretta di vivere esperienze da adulti che potrebbero essere pericolose. Amiamoci con stile.